ci troviamo qui al centro del Camposanto di San Giovanni Rotondo. Comincia l'affluenza dei pellegrini ed è una cosa molto importante ricordarsi dei cari defunti. Noi col sistema di vita siamo diventati un po' delle macchine. Difficilmente il nostro pensiero va a chi ci ha fatto del bene e ci ha dato la vita. Almeno in questi giorni il Camposanto si riempie di tanti fedeli. Necessità della purificazione. Santa Geltrude ci racconta che era venuta a morire una santa monaca, ma proprio una santa monaca, per cui lei era sicura di che la suora si trovava già in paradiso ed ebbe una visione. Vide questa suora ben vestita, ma col volto molto serio, sofferente, per cui Santa Geltrude si rivolge a Gesù e dice: ma è stata una monaca sofferente, ha fatto anche dei miracoli, com'è che non è felice stando in paradiso? E Gesù dice: ma domandaglielo. E allora Santa Geltrude domanda a questa monaca: ma perché non sei felice? C'ho ancora il vestito macchiato. Fin quanto queste macchie non si cassano dal mio vestito, io non mi posso presentare allo sposo divino davanti al trono di Dio. Come posso partecipare alla gloria e alla processione dei santi? I santi, gli angeli mi direbbero subito: e così ti presenti in pubblico col vestito macchiato? E allora io questo rimprovero non lo voglio, preferisco aspettare. E sono felice anche di aspettare, perché sono certo che poi farò parte del paradiso. E quindi allora le anime sante del purgatorio, ho detto le anime sante del purgatorio, perché quelle anime che stanno nel purgatorio sono anime sante. È importante per noi terreni che abbiamo bisogno dell'aiuto dei santi e ci rivolgiamo ai nostri cari protettori, ogni paese, ogni zona, ai suoi protettori. Io vi dico però, vi suggerisco, rivolgetevi ai vostri cari parenti che sono già nell'altra vita. Essi sono santi e sono più legati a noi e quindi sono più propensi ad ottenerci le grazie necessarie. La nostra vita scorre veloce, non c'è un limite, un termine, diciamo, che possiamo prevedere, quando meno ce l'aspettiamo. Allora la santità della vita deve cominciare sulla terra. Le preghiere, certo, il rosario, certissimo, la Santa Messa è indispensabile, però ricordiamoci che la santità vera è quella che esce dal nostro cuore, specialmente quando con Dio, con Gesù, ci rivolgiamo al fratello vivente, al fratello bisognoso. Quando andremo in cielo saremo interrogati sulle beatitudini, saremo interrogati: io ero affamato e tu mi hai dato da mangiare, io ero assetato e tu mi hai dato da bere. Cioè è sulla carità, sull'amore che noi saremo giudicati, e più ci ricorderemo del Signore nei fratelli, più noi avremo in cielo il posto nella processione della gloria di Dio.